Capacità, conoscenza, determinazione, dinamismo, leadership. Oggi pomeriggio sono particolarmente grata all'universo di ospitare una persona dal grande valore umano ed un leader carismatico, un esempio per decine e decine di persone. Il bambino che sognava di cambiare il mondo, una monetina alla volta. Benvenuto Giuseppe Cicorella nel salotto virtuale di Facebook. Ti sono grato per la tua presenza. Grazie Nicola, grazie. Sono grato io a te per questa intervista perché non immagini quanto mi piaccia l'idea di poter rappresentare per tante persone la possibilità, il sogno. Bene, da quello che ho visto di te e che ho ascoltato anche tramite alcune tue dirette, questo fatto è percepibile da subito. Giuseppe, diamo la possibilità ad altre persone di collegarsi. Io effettuo una condivisione di questo contributo video anche sul profilo Nicola Verdi e tra pochi secondi iniziamo. Nel frattempo invio un messaggio alle persone che ascolteranno questa diretta in differita. Scrivete come sentite le nostre voci, soprattutto la voce di Giuseppe, e come vedete le nostre immagini e da quale città, non dell'Italia, da quale città del mondo siete collegati. E do un buongiorno per l'America e un buon pomeriggio per l'Italia, anche alle persone che si sono già collegate. Perché qui da me sono le 9:04. Andiamo a effettuare la condivisione. Com'è la stagione a Cleveland? È freddo, Nicola. Se dovessi dire una sola cosa, cambiare il clima. Io immagino che la mia casa, la ho in America a Boca Raton, che è in Florida, non esiste l'inverno. Quindi qui siamo vicinissimi al Canada. 3 settimane fa ci sono stati meno 18 gradi, quindi ti lascio immaginare. E poi quando c'è la neve dura anche 3-4 mesi perché non si scioglie con quelle temperature. Quindi, però, se dovessi dirti che trovo la scusa nel freddo per non realizzare i numeri che ho fatto, anche no, va bene il freddo. Sicuramente a breve ritornerò, a Boca Raton, dove comunque stiamo per aprire la sede principale. Perché poi tra tanti progetti sta per partire anche in collaborazione con dei grossi gruppi italiani un franchising made in Italy al 100%, perché ho dei collegamenti molto importanti con tipo Camera del Commercio, Rotary Club, e ci sono tantissimi italiani che vogliono venire a vivere in America e quindi approfittando di questa situazione, visto che io in primis, anche se mi occupo da sempre di investimenti immobiliari, ho comprato un ristorante, commettendo un errore pazzesco perché ho pagato per 3 volte il valore di un ristorante, perché tanti approfittano della voglia che tu hai di arrivare in America a comprare un'attività per avere il visto, e invece con questa collaborazione troveranno un team di professionisti, un avvocato italiano che vive in America, un commercialista italiano che vive in America. Ho preparato a loro quello che avrei voluto trovare io e sicuramente il punto di forza, come nell'immobiliare, è che io non vendo a loro, non propongo a loro un prodotto o servizio, io sono il loro business partner, quindi se ho aperto quella sede lì è perché sono sicuro che sono stati fatti dei studi di settore. La società che mi sta seguendo per la mia startup immagina che è la stessa che ha seguito Starbucks, Dunkin' Donuts, McDonald's. Si pagano soldi veri, però i risultati sono ineccepibili, perché loro fanno degli studi di settore di quante persone vivono, addirittura in un'area come questa ti dicono quanti la media degli anni, quanti figli hanno, tutte queste cose qui, perché attingono a dei dati importanti. In Italia c'è un eccessivo abuso della privacy, in America è tutto trasparente. Quindi io se metto nome e cognome di una persona in certe situazioni, perché io ad esempio ho una società di management, e quindi mi esce fuori nome e cognome, addirittura le multe che ha preso, se non paga le tasse, la moglie, i figli, se divorzia, tutto. E quindi ci sono questi dati che ti permettono di poter sviluppare un business adeguato a quell'area, focalizzato a quella necessità. Qui, ad esempio, in America, credimi, il 70% non cucina in casa, vuol dire 7 persone su 10. Quindi, siccome riguarda il food e il delivery, noi stiamo addirittura già lavorando molto, molto forte, spingere molto forte per avere delle collaborazioni con Uber e Lyft per le consegne. Quindi, cioè, il Covid da una parte per alcuni è stato un problema, per me è stata una grazia perché uno, non vorrei anticipare poi magari l'intervista,
e ho avuto tempo per studiare, per prepararmi, cioè non ho perso un giorno, ci siamo portati avanti, però abbiamo preferito spostare all'anno prossimo, cioè il debutto di questo franchising, proprio perché dall'Italia non sono pronti, perché la maggior parte di chi vuol venire qui sono ristoratori e la ristorazione, il bar con le palestre sono in Italia quelli che con il Covid hanno preso una botta pazzesca. Giuseppe, come si suol dire in tempo di crisi, c'è chi piange e chi vende fazzoletti. A proposito d'Italia e di America, parlaci un po' di te. Qual è stato il tuo percorso personale e professionale? Il bambino che voleva cambiare il mondo. Io sin da piccolino ho cominciato a vendere Nicola, ma veramente ero un bambino perché chiesi, sul libro c'è tutto scritto, chiesi a mia madre una cioccolata, eravamo il venerdì, c'era il mercato nel paese dove sono nato, a Conversano, e lei mi disse vai a lavorare e così ti comprerai tutto quello che vuoi. Io prendevo per vero tutto quello che mi veniva detto, quindi ho detto che okay, lavoro uguale libertà. Perfetto. Quindi cominciai sin da subito a dilettarmi, a cercare di capire che cosa potevo fare per guadagnare i soldi. A 7 anni ti lascio immaginare che già io praticamente andavo per le case a chiedere se avevano delle biciclette usate, delle sedie usate, le mettevo fuori da casa mia e le volevo vendere. Quindi a 9 anni già lavoravo con mio zio nella bancarella di frutta e verdura. A 11 avevo già capito che cosa mancava e quindi sentivo tante persone che volevano, ti faccio un esempio proprio banale, le lumache, gli asparagi, cose che non dovevo comperarle, serviva il mio tempo e quindi andavo nei campi perché mio padre è un contadino, era un contadino e quindi raccoglievo tutto ciò. Io nasco da una famiglia umilissima, Nicola, e mio padre non c'è più purtroppo, mio padre era un contadino, mia madre, ahimè di più. Mia madre casalinga, e nasco in una famiglia che mi ha reso la persona che sono oggi perché? Perché io con mio fratello fino a 5 anni dormivamo nello stesso letto. Mio padre, mia madre, io e mio fratello dormivamo nello stesso letto e mia sorella sul divano. Il giorno la sala da pranzo diventava la notte il garage per l'ape e la macchina di mio padre. Quindi per farti capire le mie origini sono umilissime, ma sono molto grato a tutto ciò. Lo spuntino, io anche a scuola portavo pane, pomodoro e olio, quindi tutto ciò, tante volte magari se ci penso qualcuno lo può vivere come sofferenza, a me ha insegnato tanto a dar valore a tutto quello che ho ricevuto dalla vita. 17 anni mi rendevo conto che tutti quanti mi dicevano a me che la sparavo grossa, che dicevo troppe cazzate, la dovevo smettere di sognare, dovevo trovarmi un lavoro, un posto fisso, finire gli studi. E contro tutto e tutti, ho smesso di studiare, a 17 anni mi sono trasferito a Milano e lì è cominciato tutto perché da noi era difficile in un piccolo paesino trovare lavoro. Io sono arrivato a Milano, immagina che ho trovato prima il lavoro che l'abitazione, perché avevo trovato praticamente una pensione per i primi 2 giorni che era stata prenotata da Conversano con la carta d'identità praticamente di mia madre, che era maggiorenne, ma poi davo per scontato che avrei subito trovato l'affitto e così non è stato, però ho trovato subito il lavoro. Il mio primo lavoro, agente immobiliare. Quindi ti lascio immaginare una cosa che sicuramente fa sorridere, il fatto che da piccolo con i miei amici andavamo a suonare i campanelli per divertirci, arrivo lì e mi dice guarda, c'è questo lavoro da fare, è difficilissimo perché, non voglio generalizzare, però il milanese è molto più riservato. Quindi allora, ti sto parlando del 1991. Non esisteva tutta la tecnologia di adesso, cioè il cellulare non esisteva, non c'avevo il cellulare, io dovevo usare il telefono, neanche quello con i tasti, per chiamare le persone. Il computer era uno, grande, gigantesco, così, e quindi dovevamo andare a suonare le persone, block notice, io avevo la full time, me la ricordo benissimo, e quindi dovevo suonare le persone e presentarmi, bigliettini da visita, ti lascio immaginare com'erano, e il numero di telefono dell'agenzia perché non c'avevo neanche il cellulare e io dovevo suonare e dovevo praticamente introdurmi e chiedere se loro erano interessati o a comprare o a vendere o ad affittare. L'80% delle volte le persone in maniera anche molto poco gentile mi mandavano a quel paese perché quando sentivano soprattutto l'accento, per quanto se ne dica, io avevo il mio datore di lavoro, Nicola, che mi chiamava Africa di fronte ai clienti. Africa ha preparato i documenti per il notaio, Africa si è andato a fare la visita, quelle cose così,
Io sono sempre stato zitto perché sapevo quello che dovevo fare e nell'agenzia mi odiavano tutti perché? Perché ero quello che lavorava anche il sabato e la domenica, arrivavo sempre prima perché avevo fame. Avevo fame e dovevo dimostrare, avevo solo quei soldi, avevo 700.000 lire se non ricordo male, e se mi finivano quei soldi rimanevo in mezzo a una strada. Quindi mi sono messo lì e quando lui ha visto che, faccio un esempio, in una settimana, adesso ci sono tutti dei termini engagement, contatti validi, prima c'era nomi, ok? Quindi se un agente immobiliare che lavorava lì da 10 anni portava 10 nomi a settimana, arrivo io, che non avevo esperienze, e ne portavo 100-150, mi odiavano tutti. 2 anni e vendevo già gli immobili sopra 1 miliardo di lire, allora c'era la lire, e sempre con lui che si rivolgeva così, avevo tutti contro, però i clienti mi amavano, perché comunque l'ospitalità che c'è sempre stata insegnata, mio padre è stato un maestro di vita pazzesco, sempre gentile, disponibile. Il mio successo è stato quello di non guardare, quando guardavo i clienti, non guardavo in loro il mio guadagno, ma guardavo in loro che se fossero stati soddisfatti io avrei avuto feedback. E in effetti le persone venivano in agenzia portandomi amici che volevano o comprare altri immobili o trovare altri immobili. Innamorato perso dell'immobiliare, lui mi diceva sempre: Giuseppe, se tu non si sente l'accento, impari a parlare in pubblico, farai, diventerai ricco. Detto fatto, il giorno dopo comincio a guardare e prendere informazioni su internet e vedo Jim Rohn, Bob Proctor, Les Brown e Tony Robbins. Lì è cominciato un percorso che ha cambiato per sempre la mia vita, perché immobiliare, crescita personale, network marketing. Io so che alcuni adesso salteranno dalle sedie. Il network marketing in Italia, purtroppo, ancora oggi viene visto, Nicola, in maniera negativa. In America è vista come la scuola di vita per eccellenza, perché, prova a pensarci, insegna la leadership, insegna a guidare le persone con l'esempio. Il boss lo segui perché il tuo capo ti paga lo stipendio, o vuoi non vuoi, lo devi seguire. In network marketing la persona non è obbligata a seguirti, cioè può anche lasciarsi andare, capito? Quindi se tu sai comunicare, e quello che dicevo prima, come dice Tony Robbins, prendi un gruppo di persone, realizza i loro sogni, automaticamente si realizzerà il tuo. E quindi c'è, cioè, qui questi passaggi, quando ho cominciato a parlare pubblico e vedevo che le persone mi ascoltavano, è passato il next step, investimenti immobiliari. Quindi questo è per riassumere quello che io ho fatto per arrivare dove sono arrivato oggi. Perfetto, Giuseppe. Prima di proseguire, diamo il buon pomeriggio e il buongiorno, a seconda del fuso orario, alle persone che sono collegate, e ci sono molte persone che hanno scritto nei commenti. Andiamo a salutare queste persone. La prima persona che ha scritto: ci avrei scommesso $1 milione, è stata Anna Esposito. Buon pomeriggio, Anna, ti ringrazio per la tua presenza. Federico Bonino, Real Estate. Buon pomeriggio anche a te, Federico, grazie per farci compagnia, perché è sempre piacevole sapere che ci sono delle persone che apprezzano i contenuti di valore, delle persone che mi fanno compagnia. Andrea Nori, buon pomeriggio a te Andrea e benvenuta a questa bellissima diretta di grandissimo valore con Giuseppe Cicorella. Massimo Mora, buongiorno a tutti, buongiorno a te Massimo e complimenti per essere presente. Roberto Cusumano, buon pomeriggio Roberto, buonasera a tutti, ancora aspettiamo perché la sera iniziamo a parlare dalle 20:30 in poi, okay? A parte le battute, ti ringrazio Roberto per farci compagnia. Enrico Donnarumma, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Enrico e grazie per la tua presenza. Elena Armellini, buon pomeriggio anche a te Elena e benvenuta a questa diretta di grandissimo valore con Giuseppe Cicorella. Roberto Patriacca Amatista, buon pomeriggio Roberto, grazie per la tua presenza e grazie per il fatto che ci fai compagnia e complimenti perché ti sei preso del tempo. Anna Esposito, ci fai complimenti, buon pomeriggio e grazie a voi, complimenti, grazie Anna. Come immaginavo abbiamo il pubblico delle grandi occasioni. Maria Coppetta, buon pomeriggio a te Maria, grazie per la tua presenza.
Tiberio Castignani. Ciao Giuseppe e Nicola, ciao a te Tiberio e complimenti per il fatto che ti sei preso del tempo per aggiungere un granellino alla tua conoscenza personale e professionale. Enrico Donnarumma, grazie a voi. Grazie Enrico. E Marco Serranti che ci dice buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Marco, a te, un benvenuto alla tua famiglia e soprattutto tanti tanti complimenti e congratulazioni per quello che stai facendo e per il fatto che ti sei preso compagnia. Elena Armellini ci fa i complimenti e Felicia Duma ci dice ciao, buon pomeriggio, complimenti, grazie Felicia, benvenuta anche a te e complimenti perché oggi aggiungerai tanto 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 a quella tua che è la tua crescita personale e la tua crescita professionale. Bene Giuseppe, torniamo a noi. Nel 2015 tu hai deciso di trasferirti definitivamente in America per sviluppare i tuoi progetti. Allora, quando faccio incontri di coaching con le persone, io parto da un aspetto: qual è il motivo che ti fa fare questa azione, piuttosto che quello che vuoi raggiungere, perché noi siamo guidati dalle nostre motivazioni e dai nostri valori. Adesso ti chiedo a te, Giuseppe, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinta a compiere questa scelta, cioè una scelta davvero molto importante. L'impossibilità, Nicola, alle volte a rendersi, stavo dicendo Tony Robbins dice, alle volte a rendersi serve a vincere nella vita. Quello che dico spesso, faccio un esempio, no? Occupandomi di investimenti immobiliari ero sempre alla ricerca di innovazione, novità, perché comunque le persone in generale seguono l'innovazione, le novità, per differenziarsi e per avere un guadagno importante dappertutto, tranne nel bel paese. Perché io nel 2008, ti faccio un esempio, sono stato uno dei fortunati ad essere invitato all'inaugurazione del lancio dell'Airbnb. Torno in Italia, puoi immaginare, son tornato senza aereo per come dicevo, cacchio, facciamo i milioni proprio, no? E c'erano già gli euro e niente, arrivo, comincio a contattare Tecnocasa, Gabetti e tutto il resto e loro mi dicono non funzionerà mai in Italia questa cosa qua. Sappiamo cos'è oggi Airbnb. Ti faccio un episodio che non c'entra l'immobiliare, ma sempre gli investimenti. Criptovalute. Vengo in America, mi parlano di Bitcoin, ma mi parlano di Bitcoin, non è che mi parla di Bitcoin il barista. Come posso dirti, cioè il dipendente del McDonald's, mi parlano di Bitcoin, chi crea fondi immobiliari di miliardi di dollari. Quindi ci sarà un nesso, se dicono questa sarà la moneta del futuro, ci sarà un nesso. Arrivo in Italia, addirittura mi è stato dato da avvocati del truffatore, che tengo a precisare, no? Uno che ti vuole truffare ti deve vendere qualcosa, ma uno che ti dice io ho comperato i Bitcoin in America e gli ho pagati 174 dollari un bitcoin nel 2010, oggi sono arrivati a 60.000 dollari, quindi da noi è l'unico posto dove allora io ero un truffatore, oggi ho avuto culo, ho avuto fortuna, quindi non so se posso usare questo termine, quindi mi rendevo conto, Nicola, che facevo delle cose pazzesche perché poi io prima di arrivare in America sono andato a investire anche in Brasile, Fortaleza. Sono stato uno dei primi nel 1999 fino al 2005 ad investire a Dubai. Okay? Quindi la cosa che, senza polemizzare, perché ormai ho lasciato andare, se facevo cose grandiose, il merito era loro che avevano scelto me. Se commettevo degli errori, la colpa era tutta mia. Quindi questa cosa qui mi ha fatto capire che era inutile continuare a lottare, in questo senso contro i mulini a vento. Soprattutto quando nel 2006 arrivo in America. Io non so quanti in sala hanno letto. C'è un libro, Nicola, che a me mi ha praticamente sconvolto la vita. Guarda, il bello della diretta. Questo. Padre ricco e padre povero, Robert Kiyosaki. Libro, io ho letto questo libro, rileggevo 3 volte il stesso capitolo per dire: ma davvero è possibile? Ma davvero è possibile? Ma davvero è possibile? Sì, davvero è possibile, ma qui. Negli Stati Uniti d'America. In Italia si parla oggi di questo libro che è uscito nel 1997, negli ultimi 4-5 anni.
Qui sono 20 anni che ci sono il gioco tipo da noi il Monopoli, il gioco del Monopoli, e qui c'è l'evoluzione. Lui ha fatto un gioco che si chiama Cash Flow e addirittura c'è il Cash Flow Baby che puoi partecipare da 10 anni. Quando tu vedi in America che a un bambino di 10 anni gli insegnano vendimi questo, perché io devo comprare questo, gli insegnano a presentarsi, a rendere interessante la presentazione di se stesso, 10 anni. Io ho sentito persone che si sono laureate in comunicazione. Ma però hai capito, il bambino qui di 10 anni non lo dice a te, hai capito, perché ti dice al massimo mi sono spiegato. Di conseguenza ho dovuto gettare la spugna e ho passato un anno non felice io, Nicola, 2014, perché ero veramente demoralizzato, depresso. Dico le parole come stanno perché. Ti senti impotente, sbagliato, fuori posto. Cioè, tu dici com'è? Io arrivo in America. E accanto a me c'erano persone che quando io nel 2007 ho cominciato a fare i corsi con Grant Cardone, Cody Sperber, non è che me lo dovevano raccontare gli altri. Io avevo Pablo, no? Messicano di Los Angeles, che lo incontro dopo 2 anni e questo mi arriva con la Rolls Royce. Cioè, quindi, cioè, non è un discorso che te l'ha detto, lo vedi con gli occhi, arriva prima col bus dopo 2 anni, poi il secondo, il terzo, il quarto, e quindi, e dicevo, cacchio, qua tutti fanno i soldi tranne io. Perché c'è un sistema di replicazione dell'immobiliare. Guarda, mi sono preparato su questo perché credevo e sapevo che devo parlare. Questo è proprio Buy, Rehab, Rent, Refinance e Repeat, che è il sistema, Nicola, per eccellenza per gli americani per diventare milionari pur partendo da zero. E non è un discorso, ripeto, che mi è stato detto, l'ho visto con i miei occhi, tantissime persone. E che mi dicevano, guarda, se ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche te. Io avevo il terrore mio, la mia zona di comfort era la lingua, Nicola. E ti dico che ancora oggi io ho fatto veramente molto fatica. Il mio unico step è stato la lingua. Come ho cominciato a parlare inglese, non ce n'è stato più per nessuno. Perché? Perché dopo che fai 25 anni l'imprenditore in Italia, tu puoi andare a fare la guerra nel Vietnam. Arrivi qui in America e dappertutto ti aiutano. E quindi se non fai risultati qui in America, dopo le ossa che ti sei fatto in Italia, è impossibile, Nicola. Quindi questa è stata la decisione. 2015 arrivo in America, compro un ristorante ed è andata malissimo perché non era il mio lavoro il ristorante. Nonostante io avessi gestito dei ristoranti, ma come investitore, Riccione, Cattolica, San Giovanni, io apportavo i capitali, durante l'estate si prendono in affitto dei ristoranti, delle spiagge, dei bar. Però non sapevo gestire, quindi è andata malissimo e quindi alla fine ho dovuto ricominciare da zero. Però non ho mai mollato. Tu immagina che per diventare Realtor sono stato bocciato 7 volte. Non ho mai mollato, l'ho passato l'ottava volta il corso da Realtor e oggi sono qua. La storia di Einstein, la lampadina. Guarda, me l'hai alzata a te. Hai citato prima Elena Ermellini. Per tutti quanti noi è un mito, per me, io sono molto legato a questa persona che oggi, tra l'altro, è manager del mio progetto. Lei è stato, Complimenti Elena. Nicola, lei è stato il mio primo sì. Questo per far capire soltanto una cosa, e spero che arrivi come ve la voglio trasmettere. Oggi non ho nessun interesse di voler apparire migliore di nessuno, non mi interessa, non mi frega niente. A me l'unica cosa che interessa è farvi apparire la possibilità, cioè se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi. Perché dico ciò? Perché Elena è stata il primo sì dopo 5.000 Skype, 5.000 no. Quindi quando qualcuno mi dice le ho provate tutte, quando? 2 volte, gli sorrido. E Skype che facevo nei Panera, Starbucks, in ogni posto dove mi trovavo perché non avevo internet, no? E quindi quello che tu hai detto all'inizio è il mio motto di vita. Più grande il tuo perché, più facilmente troverai la soluzione. Quindi. Sì, se hai un sogno, io se parlo di sogni possiamo finire di parlare fra 3 settimane questa diretta, perché tante volte le persone smettono di sognare perché attorno a loro gli viene detto che non è possibile, che non è capace. No, io non smetterò mai di sognare, soprattutto adesso che sono nella terra dei sogni. Grazie Giuseppe per queste tue parole ricche di valore e soprattutto ricche di emozioni che stai trasmettendo a me come alle persone collegate. E prima di proseguire, do il buon pomeriggio anche alle altre persone che si stanno collegando a questa diretta di grande valore con Giuseppe Cicorella e vi chiedo la cortesia di scrivere nei commenti da dove siete collegati e
come sentite le nostre voci, soprattutto la voce di Giuseppe, e come vedete le nostre immagini. Prima di proseguire, saluto una persona che conosco personalmente. Lui è un manager nel campo sportivo e ha lavorato anche in America. E oggi mi avrebbe detto che sarebbe stato presente a questa diretta. E lo faccio. Credo che vi conosciate anche tramite Clubhouse. Comunque, Roberto ti conosce tramite Clubhouse. Roberto Ripa, tanto valore. Grazie, Roberto, per la tua presenza. Come sempre, sei stato di parola, un signore nella vita e un signore nelle attività professionali. Ma guarda, Grazie, io non conosco bene Roberto, ma come hai appena detto, la cosa che a me ha colpito tanto dell'America è che noi cresciamo con un'idea, i ricchi sono delinquenti, dei ladri, non sono umili. Io ti posso assicurare che arrivando qua, più sono ricchi e più sono umili ad imparare, pronti ad imparare. Quello che io ho toccato con mano è che i ricchi tacciono e vogliono sempre imparare. I poveri parlano e vogliono sempre insegnare. Questa è una cosa pazzesca. do il buon pomeriggio anche a Luca Esposito che ci scrive buon pomeriggio a tutti da Varese. Si vede e si sente bene. Grazie Luca per la tua presenza e complimenti perché oggi aggiungerai un grande granellino di sabbia a quella che è la tua conoscenza. Elena Armellini, io sono stata la prima investitrice che gli ha detto di sì dopo 5.000 Skype. E a proposito di investimenti, Giuseppe, continuiamo a parlare di quella che è la tua esperienza professionale. La tua società principale, JSC Group Holding Corp, raccoglie un asset immobiliare che supera i 25 milioni di dollari. Quali sono i punti chiave che ti hanno permesso di ottenere questi risultati? E adesso ti ho preparato anche una sorpresa. Ma guarda, allora Nicola, la cosa tante volte mi viene ancora chiesto oggi, cos'è che stai facendo in America e che non facevi in Italia? Ti giuro. Ecco la sorpresa, questo è il sito di Giuseppe Cicorella. Grazie Nicola. Ti dicevo, no? Quando tante volte mi contattano degli italiani che vogliono investire, loro mi dicono, ok, ma che cos'è che mi conoscono da tanto tempo? Allora, io faccio una premessa, un passo indietro. Io ho sempre avuto la voglia di differenziare il boss dal leader. Il leader muove le masse, si fa seguire e guida con l'esempio. Il boss dà gli ordini e sminuisce gli altri perché non ha altro potere per poter, come posso dirti, gestire le situazioni. Quindi tante volte quando mi contattano dall'Italia mi dico, Giuseppe, ma di quello che mi spiegavi 20 anni fa, quindi stiamo parlando nel 2000, che cos'è che è diverso? Niente. Cioè, quello che io sto facendo qui oggi e che mi ha portato ad avere questi risultati, noi abbiamo superato i 300.000 dollari al mese di affitti. 300.000 dollari, ok? Quindi è questo il discorso, è la perseveranza, il miglioramento. E quello che devi sapere, Nicola, che sono 3 mesi che per adesso, in maniera temporanea, ho chiuso il mercato italiano, è perché quello che dicevo prima, troppe difficoltà, Nicola. Cioè, dove io vedo una possibilità, e quindi se la vedo io è perché comunque sto qua, ripeto, hanno aderito al progetto Private Bank, mi hanno fatto alla mia società una due diligence. Cos'è la due diligence? Loro ti mettono un loro dipendente a controllare i conti correnti, i contratti di affitto, gli acquisti di proprietà. Quindi tu ti senti in paradiso per dire, mi hanno dato l'ok, questo magari forse pochi lo sanno, a settembre parte il mio primo crowdfunding. Per fare un crowdfunding in America, cioè raccogliere soldi, e io la mia richiesta era di 5 milioni, Nicola. L'ok l'ho avuto 2 settimane fa di 25 milioni. Quindi ti lascio immaginare, ero al settimo cielo. Allora, tu sei qui, hai tutto sotto controllo, grossi investitori che stanno aderendo al progetto, però vieni messo in discussione dal fruttivendolo di turno in Italia. Allora, ero stanco, capito? Ero stanco. Non so come spiegarti, posso correre in MotoGP e in Italia devo ancora spiegare che cos'è la moto, capito? Quindi mi sono dovuto arrendere e sto spingendo molto Clubhouse, faccio solo stanze in inglese, anzi, se posso, io invito a seguire su Clubhouse perché io ho sempre odiato i social tradizionali perché sono pieni di fake news, passami questo termine. Cioè, tu puoi anche avere alle spalle una società di social media marketing grandiosa, ti prepara i post, quello che devi dire, i video, ti prepara tutto. Quindi tu devi soltanto recitare. Clubhouse, tu sali sopra uno stage, arrivano le persone, ti fanno le domande e non sai che domande ti devono fare. O sei preparato o
o vieni annullato. Allora, che cosa succede? Se tu guardi il mio profilo di Clubhouse, è tutto un perché. Allora, io dico, entro nelle stanze di Grant Cardone, che è considerato il guru per eccellenza, parte da zero, è diventato bilionario. Cody Sperber, mi danno valore, credito, mi mettono tra i moderatori, mi fanno i complimenti, entro nelle stanze italiane dove, ripeto, non c'è... Cioè, Grant Cardone è famoso perché lui personalmente ha 10.000 immobili, ok? 10.000 suoi. E mi fa i complimenti. Arrivo in Italia dove questo pieno non ha neanche comperato un immobile e lui vuole insegnare a me come devo investire negli Stati Uniti d'America. Quindi a questo punto io ho dovuto alzare le mani e dire ok, guardate, non fa per me e mi sono concentrato, sto facendo delle stanze su Clubhouse e soprattutto mi focalizzo sulle stanze americane. Ma i risultati li potete vedere. Ho fatto già 3 interviste podcast con personaggi di un certo livello, non mi ricordo neanche i nomi, ma personaggi che fanno download di Jim Lee, questo fa praticamente download di, l'anno scorso ha fatto 100 milioni di download nel mondo, sarà qualcuno, ha 78 milioni di follower su Instagram, sarà qualcuno. Quindi ho fatto 3 podcast, stiamo organizzando un'intervista con una televisione inglese e questa giornalista mi ha invitato sul palco alla discussione con la moglie di Robert Kiyosaki e gli ho fatto io delle domande, capito? Quindi in Italia questa cosa viene vista come un'ostentazione. Da me, io voglio solo farvi capire, sono riuscito a realizzare ciò, ok? Non mi serve il vostro consenso, mi serve solo farvi capire che per una volta c'è un vostro compatriota italiano che è arrivato in America e sta facendo dei numeri importanti. In una di queste stanze che tu dici è arrivato uno e mi ha detto con una presunzione e arroganza è impossibile che tu possa aver fatto ciò. Gli ho detto in che senso, perché dici così? Ti giuro, lui mi ha detto se non ce l'ho fatta io non ce la può fare nessuno. E sai quelle cose che ti escono? Io ho detto ma come ti chiami, Gesù? Perché soltanto, cioè, se ti chiami Gesù puoi dire ad una persona se non l'ho fatto io non lo può fare nessuno. E quindi, tutto ciò per dirti cosa, il punto di forza è soltanto uno, Nicola. Uno. Quello che ti dicevo prima. Io non ho mai visto nei clienti i miei soldi. Io ho visto ogni singola persona, mio business partner, faccio per lui quello che volevo che qualcun altro facesse per me. Quindi, mi sono preso cura a 360 gradi di aprire la società. La sicurezza come si ottiene? Io dico sempre sui video su YouTube, attenzione ad inviare i soldi. Non inviate i soldi a nessuno, nemmeno al sottoscritto. Io non sono una banca, io non posso prendere i vostri soldi. Non è sicuro per voi, ok? Quindi ho un team, un commercialista, che apre la società, manda al cliente italiano i documenti, con questi documenti apriamo il conto corrente Chase Bank, che è il gruppo JP Morgan, manda praticamente tramite la mail i documenti al cliente italiano e il cliente italiano manda i soldi su quel conto corrente che lui può gestire dall'Italia, quindi sicurezza totale. L'immobile praticamente come funziona? Io con JC Group Holding, che oggi sono una corporation, perché quando superi 10 milioni di valore, l'America, per dare sicurezza a chi investe nel tuo progetto, non puoi essere più un LLC, devi essere una corporation, ok? Corporation è la nostra SPA, ok? Quindi io sono partito veramente da zero e oggi sono il CEO fondatore di una corporation, una SPA, che sta facendo una raccolta pazzesca. Compriamo l'immobile con JC Group Holding, perché se ne compri uno hai un prezzo, se ne compri 30 hai un altro pezzo. Quindi compro immobili, li distribuisco tra le varie società che io ho, li ristrutturo, una volta che sono ristrutturati e affittati, li passo praticamente al nuovo investitore. Punto di svolta? In 3 anni sono passato da una segretaria, un ufficio di 30 metri quadrati, oggi ho 87 dipendenti, 11 dei quali solo negli uffici, che sono 500 metri quadrati, ci sono vari manager e ho anche rilevato una l'ho costituita da zero e ho comperato 3 società di costruzioni, quindi in totale sono 4, dalle banche. Quindi dice foreclosure, quando praticamente una società è fallita, quindi pagando i debiti con la banca di questa società io ho comperato i tools, sono, che ne so, la pala meccanica, gli strumenti per lavorare. Quindi tutto quello che mi serve è dentro il mio progetto stesso. Ecco perché ci sono stati questi numeri. Nonostante ciò, ci sono delle difficoltà per un semplice motivo. Se tu ti rivolgi al sottoscritto, non stai andando in un'agenzia immobiliare. Tu, Nicola, fammi prendere come esempio, vieni in America, vai in agenzia immobiliare,
un immobile che tu paghi 100.000 dollari, io lo riesco a pagare 60-70. Perché? Perché non compro l'immobile, io compro i debiti che ci sono su quell'immobile. Quindi vado con gli avvocati a fare le offerte, ok? E quindi riusciamo a accaparrarci gli immobili con, si dice lien, quando ci sono delle ipoteche su quell'immobile, ok? Una volta che praticamente prendiamo l'immobile, ci vuole del tempo, che può essere da una settimana a anche 6 mesi, come ci sta capitando, se praticamente il debito che ce l'ha con una persona che è defunta, ok? Perché devono trovare gli eredi e tante volte non ci sono gli eredi, quindi è l'unica difficoltà che c'è per questo discorso del progetto, che non possiamo farci niente. Poi si è messo di mezzo il Covid, però anche qui c'è di mezzo il discorso dell'essere italiano, no? Perché? Perché il Covid in America, subito in televisione, CNBC disse che hanno perso lavoro migliaia di persone. E io ho fatto 2 più 2. Io ho scelto Cleveland perché, non perché è la città più bella, perché è freddissima, ma perché c'è un sacco di posti di lavoro. Guardate, vi faccio questo esempio così è chiarissimo il successo che c'è stato del progetto. Cleveland e Napoli, New York e Milano. Dalla storia si evince che dal sud ci siamo trasferiti al nord per trovare il lavoro e non il contrario. Quindi voi immaginate, perdono migliaia di persone il lavoro. Per la prima volta da New York si stanno trasferendo a Cleveland, ok? Quindi io cosa ho fatto? Darwin, quindi non Giuseppe Cicorella, ha sempre sostenuto che non sono i popoli più forti che dominano il mondo, ma coloro che hanno la capacità di adeguarsi, adattarsi ed evolversi alla situazione. Quello che ho fatto io. Io ho subito cominciato, a fare pubblicità a New York, che se stai cercando lavoro, io ti posso mettere in contatto con le aziende e ti posso aiutare a fare il trasferimento da New York a Cleveland. Ho fatto, siccome lavoro molto con Home Depot, hanno praticamente l'affitto dei furgoni, ok? Quindi gli dicevo, se ti faccio trovare la casa, ti trovo anche la convenzione con chi si occupa di fare il trasferimento, però mi occupo io di trovarti tutta la casa e tutto il resto. E qui c'è stato il punto di svolta. Perché? Perché l'americano, per quanto non voglio generalizzare, è così. Se ha fatto una cosa per sempre in un determinato modo, non cambia mai, perché dice funziona, non cambio. Noi italiani, quando qualcuno mi diceva, ma tu in Italia cosa facevi, l'agente immobiliare? Io sorrido e dico, agente immobiliare? Ero tubista, elettricista, architetto, geometra, avvocato, commercialista, banchiere, fiscalista, tutto, capito? Tu devi sapere tutto. Sei d'accordo con me? Condivido pienamente le tue parole. Perfetto. Arriva questo discorso qui e vedo che questi americani chiedevano grandi single family home e non ce ne stavano. Comincio a chiedere consulenze a Green Cardone, non è che gliel'ho chiesta a Giovanna D'Arco. E lui dice, no, è difficile trovare quelle single family home. Io dico, ma se trasformo una duplex in una single family home, mi ridono tutti in faccia. Perché dicono, cioè, qui in America facciamo le single family home in due appartamenti e non il contrario. Non ho ascoltato nessuno, ho trasformato 27 duplex in single family home, ok? Non ho chiesto consigli ai miei business partner perché se avessi chiesto avrebbero detto di no. E oggi è stato il punto di forza. Perché con una duplex magari prendevamo 1.400, con la single family home paghiamo 1.300, però la figata, passami questo termine, è che con la single family home non abbiamo spese. Perché non paghiamo l'elettricità delle scale, non paghiamo l'elettricità della cantina, non paghiamo l'acqua e deve, è perché è tutto intestato al singolo affittuario. Questo è stato il punto di forza del progetto e come ti dicevo, che cosa mi ha permesso oggi di sentirmi una persona di successo? Non sono i soldi, Nicola, ma lo scegliere con chi voler lavorare. Cioè il poter dire ad una persona che dopo la settima volta che gli spiego mi fa di nuovo la stessa domanda, guarda, non fa per te il progetto, lascia stare. Noi attraiamo ciò che siamo. E a proposito di attrazione, c'è un'altra persona che ti saluta. Dal cognome credo che abbia un legame con Anna Esposito. Roberto Esposito, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, Roberto. Grazie per la tua presenza. Complimenti, Giuseppe. Porti sempre un incredibile valore nella vita degli altri e non solo nel business. Grazie. Bellissima frase, Roberto. Sono io che ti faccio i miei complimenti perché anche tu oggi sei presente e aggiungerai un grandissimo granellino di sabbia a quelle che sono le tue conoscenze.
Guarda, se posso aprire una parentesi, ma proprio velocemente, io a Roberto la cosa che vorrei dire è che adesso lo sapranno tutti, sto preparando per lui, solo per lui, dei video che lo renderanno impazzito di gioia nel vedere che cosa è diventata sua figlia in un mese nel mio progetto. Perché in Italia, se non hai conoscenze, è difficile che entri in un progetto grosso, no? È arrivata qui Anna che mi ha presentato te in punta di piedi, non so parlare inglese, parla inglese meglio di me. Non so se ho capito bene il progetto, sta spiegando lei il progetto e tutti quanti la adorano, quindi si è inserita negli uffici e quindi lui dovrebbe essere orgoglioso di cosa è riuscita a fare Anna Esposito in un mese di tempo, Nicola. È una parola che raffigura Anna Esposito, più che una parola è un valore, umiltà. Guarda, hai detto tutto. Hai detto tutto e lei si sveglia, io mi sveglio alle 5 di mattina, lei si alle 4 di mattina, lei si sveglia alle 5 di mattina e comincia a lavorare e io tante volte messaggio alle 10 di sera e ancora sul computer a lavorare. Quindi quando qualcuno dice: ma come si fa ad ottenere successo? Non c'è segreto. Devi lavorare duramente. Se vuoi più in alto vuoi arrivare, più devi fare. Io dico sempre: se straordinario è il tuo sogno, devi fare cose straordinarie. Se fai cose normali, puoi realizzare il tuo sogno in maniera normale, non straordinaria. Quando dai valore, ricevi valore. Infatti Anna Esposito scrive: grazie infinite Giuseppe, così mi commuovo, perciò abbiamo fatto, soprattutto Giuseppe, ha fatto emozionare anche Anna, gratitudine infinita. Ah, un'altra componente della famiglia Esposito ci sta scrivendo. Veronica Esposito, che se ben ricordo è la sorella di Anna. Buon pomeriggio a tutti, grande Giuseppe, bellissima intervista. Buon pomeriggio Veronica, grazie per la tua presenza, complimenti a te e complimenti alla tua famiglia. Giuseppe, all'inizio ho parlato di esempi, ho pronunciato proprio la parola esempio, perché siamo in un momento storico dove dal mio punto di vista abbiamo una mancanza di esempi, una mancanza di leadership. Cioè le persone hanno bisogno di affidarsi a leader che innanzitutto hanno dei valori solidi e poi sanno dove andare. Facciamo questo esempio. Una persona vuole interessarsi al real estate USA. Quale differenza può fare per questa persona avere un mentore come te che abbia già ottenuto risultati sostenibili nel mercato immobiliare americano? Tutta la differenza, Nicola, tutta la differenza. E perché? Perché ti dicevo io ho abbandonato il mercato italiano, no? Avevo preparato del materiale veramente pazzesco, è la mia lingua, la maneggio bene, penso di capire che cosa vuol dire comunicazione, sono master practitioner in PNL, e non gli veniva dato il giusto valore. Ho fatto dei podcast in inglese, che non è la mia prima lingua, e doveva essere venduto, c'erano dei corsi base, sai, cioè il corso gratuito per far capire chi è Giuseppe Cicorella, perché ti devi fidare, no? E ho contattato praticamente delle società. Vedere che un prodotto, passami questo termine, che io volevo vendere a 399, loro si occupano di questo. Quindi io sarei andato a scontrarmi, mi scontrerò con dei mostri sacri. Loro cosa fanno? E questa è la cosa che a noi ci manca. Se io tratto real estate, il mio materiale lo valuta qualcuno che ha esperienza su real estate. Capito? Da noi, ad esempio, se tu fai una cosa del genere, magari, che ne so, la direttrice è laureata in filosofia. Ok? Perché ti dico ciò? Perché quello che io ho detto, partiamo con un prodotto di 3,99, 9,99 e 1.999. Quando lui ha sentito il materiale, ha detto: no, guarda, quello di 3,99 è quello da 9,99, cioè ha triplicato i costi, i prezzi, perché qui riescono a dare il valore. Perché? Perché l'americano rispetto all'Italia, cos'è che ti dice? Noi, il mentore deve fare numeri, non dire numeri, ok? Quindi l'americano ti dice: don't tell me about that, show me your result. Cioè, non dirmi, non spiegarmi il progetto, fammi vedere cosa hai fatto. E quindi la matematica non è un'opinione, è opinabile, ma non è un'opinione. Se hai creato tutto ciò, lo sai fare. Quindi io, sul podcast ci sono le società,
con gli indizi legali, qui in America è tutto trasparente. Io metto JC Group Holding Corporation ed escono tutte le proprietà dell'asset, capito? Da noi c'è una riservatezza, privacy assoluta, qui invece c'è una legge della trasparenza, quello che dicevo prima. Ne consegue che le persone non stanno neanche a guardare il prezzo. Quando mettono il nome e vedono cosa hai fatto, lo prendono, capito? Quindi il mentore è indispensabile, è una guida. Però io quello che mi sento di dirvi in funzione della mia esperienza, scegliete, ecco perché io ho scelto Cody Sperber e Green Cardone, perché non è che parlano soltanto, ok? Fanno risultati. Scegliete chi fa risultati e chi vi fa vedere risultati, perché a me oggi se qualcuno devo pagare e mi dice ma come, ma perché non ti fidi? No, non mi fido. Se ti devo dare io 2000 euro te li do, però fammi vedere che cosa hai fatto, cosa hai creato. Devi risolvermi questo problema? Sei un avvocato, quante persone con questo problema sei riuscito a risolverlo? E mi rendo conto che da noi è proprio un discorso culturale, cioè si offendono se io gli chiedo fammi vedere che cosa hai fatto, e quindi questa è la differenza. Scegliere un mentore fa tutta la differenza. E adesso sicuramente mi sbranneranno. Il consiglio gratis non esiste. Il valore che dovete poter dare a chi vi dà un consiglio gratis è proprio grazie a quanto avete pagato quel consiglio. Perché dico ciò? Quando io ho cominciato, Nicola, riuscivo a rispondere a tutte le persone su Facebook nello stesso giorno. Oggi è impossibile umanamente perché ci sono io e ci sono altre persone, alle volte devo rispondere personalmente e non ci riesco umanamente. La maleducazione di alcune persone che si incazzano, che pretendono la risposta e non riescono a capire, mi dispiace perché comunque io penso di essere rimasta una persona umile e non cambierò mai, però mi rendo conto che se vuoi determinate cose le devi pagare. Se tocchi i soldi a qualcuno, no, ma a me non interessa la consulenza, mi serve il consiglio. E allora vagliela a chiedere a chi il consiglio te lo dà gratis. Quando qualcuno oggi mi dice, ma 250 dollari un'ora di consulenza, io gli dico, guarda che tu non stai pagando 250 dollari un'ora di consulenza, stai pagando 250 dollari 29 anni di esperienza. Stai pagando il percorso che ho fatto. 29 anni di esperienza, Nicola, cioè non è che devo fare tanti giri parole, capito? Quindi questo è il discorso che non riescono a capire. Ti vedono amico solo quando tu gli servi, perché tanti mi dicono, ma no, come ci conosciamo? Ti conosci? Cioè, oggi? Quando veri, quando io praticamente ho pregato le persone per aderire, far aderire al progetto. Bene, adesso svelo un particolare alle persone che sono collegate. La prima diretta che ho visto di Giuseppe Cicorella, se ben ricordo, era durante le feste, o il giorno di Natale o il primo dell'anno. Giuseppe si stava allenando sul tapirulan e stava facendo queste considerazioni sulle consulenze, sui coaching, e stava parlando proprio di valore. Io ho scritto un commento: le cose gratis costano. E Giuseppe mi ha risposto: sì, Nicola, condivido pienamente il tuo pensiero, perché quando hai un valore a livello professionale, tu hai bisogno di essere retribuito per il valore che porti nella vita delle persone. Bene, Giuseppe, prima di proseguire, salutiamo altre persone. Saluto e salutiamo Francesco Allegretti. Buon pomeriggio, Francesco, benvenuto a questo incontro. Ti ringrazio per la tua presenza e ti ringrazio anche per questa domanda. Potrei chiedere chi è Nicola Verdi? Ti rispondo con poche parole. Nicola Verdi è una persona normalissima, sono uno di voi e svolgo la professione di consulente e di coach. Ed ho creato questo format professionale che è arrivata al 38esimo incontro per dare valore alle persone, che è una delle cose più gratificanti che possa esistere nella vita. Grazie Francesco. Elena Armellini, il mentore è fondamentale e tu, Elena, hai scelto un grande mentore. Saulo Giorgetti, buon pomeriggio Saulo, benvenuto a questo incontro e grazie per la tua presenza. Sei un mentore eccezionale. Bene Giuseppe, siamo quasi arrivati al termine di questo incontro. Posso dire una cosa a quello che è stato detto, no? Quando mi viene detto, no? Grazie Saulo per il discorso, sei un mentore eccezionale, mi fa piacere. Se dicessi che non mi fa piacere sarei bugiardo. Però quello che vorrei ricordare è che un mentore, un leader, lo riconoscete se aggiunge valore, non toglie valore. Perché vi dico ciò? Perché tante volte mi vengono fatti anche su Clubhouse complimenti eccezionali, assurdi. E io dico, guarda che le stesse cose che io ho detto a te, le dico a centinaia di persone. Perciò il successo, il merito è tuo che hai messo in pratica tutto ciò.
tu puoi prendere un cavallo assetato che sta morendo di sete e lo puoi portare alla fonte, ma se lui non beve, morirà di sete lo stesso. Quindi io ringrazio per questi complimenti, però io non ho fatto altro che mostrare la retta via, perché ci sono passato, non l'ho sentito, non l'ho letto, l'ho passato. Mi piace l'idea di trasferire un Giuseppe Cicorella che ammette di sbagliare. A me quando ancora oggi vedo dei post, ecco perché, ripeto, su Facebook, Instagram ci sono poco e niente. Quando sento qualcuno che si spaccia per un investitore immobiliare e dice un vero investitore non sbaglia mai, io ti dico hai fatto due operazioni nella vita tua. Perché quando fai 1.000 operazioni di flipping in Florida dal 2006 a oggi, io di soldi che ne ho persi, ma tu non hai più pallida idea, tra le altre 10 case. Legatevi alle persone che vi dicono la verità. Sbagliare è umano e soprattutto più è grande il progetto e più è probabile che si sbaglia, perché quando si fanno cose nuove, l'innovazione porta a fare qualcosa che non hai mai fatto. E se tu continui a sostenere, no, guarda, io nella mia vita non ho mai sbagliato, io ti dico che se non hai mai sbagliato, non hai mai fatto niente nella tua vita, perché errori se ne fanno. Quando io, Nicola, ho cominciato a parlare di Cleveland come il mercato per eccellenza 2017. In Italia mi hanno toccato al muro pseudo investitori che sono spariti nel nulla. Ok? Nel 2020 Wall Street Journal definisce Cleveland il mercato dell'immobiliare per eccellenza. Quindi non è Giuseppe Cicorella che lo sta dicendo. Qual è il mio merito e colpa? Che ci arrivo sempre un po' prima perché rischio quello che dicevamo prima. I grandi leader, i grandi imprenditori hanno fatto delle grandi sconfitte. Provate a vedere quanti fallimenti ha alle spalle Jack Bezos. Però tutti sono bravi a guardare, è il più ricco del mondo. Provate a vedere il libro di Jeff Bezos che non aveva i soldi per comprare la scrivania, ha staccato la porta e ha messo la porta come scrivania. Queste cose non le vede nessuno. Ecco perché io dico, quando dovete giudicare qualcuno, guardate il percorso che ha fatto per arrivare là. Non arrivate subito alle conclusioni in funzione di quello che vi traspare, in funzione di quello che voi credete o pensate, perché credetemi, da noi purtroppo ancora oggi funziona che si condanna una persona perché ho sentito, mi hanno detto, l'amico della sorella di mia madre mi ha detto, voi avete la certezza di quello che sta dicendo? No, state zitti. Io su Clubhouse, Nicola, ho solo una regola e se c'è qualcuno che sta venendo lo sa, non si parla di persone non presenti in quella stanza. E questo è stile americano, perché se tu in America tu parli in un meeting è successo a me, ecco perché lo so, il mese scorso un manager stava parlando di un altro manager che non era presente il lunedì mattina, l'office manager gli ha fatto un cazziatone pazzesco, poi gli ho spiegato, gli ho chiesto e lui ha detto no, quando si parla di qualcuno deve essere presente perché deve avere la possibilità di replica. Porca miseria, da noi si aprono le stanze per parlare male degli altri, quindi capito, cioè. E qui il discorso di non abbiamo ancora fatto il click, che se vuoi diventare una persona di successo, devi mostrare il tuo valore, non parlare degli altri. Già il fatto stesso che parli degli altri vuol dire che tu di te non hai niente da dire. Parli troppo, anzi, quando parli di altre persone significa che hai già sminuito il tuo valore. Bene, ci sono altre due persone che ci salutano. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Matteo, complimenti per la tua partecipazione e grazie Giuseppe, confermo tutto, sei una persona umile, anche se sei in alto ora. Mi ha risposto per una call, senza problemi e senza puntini puntini. Fabrizio Quaglietti, buon pomeriggio Fabrizio e benvenuto a questo incontro. Non entro nel merito e nella valenza. Una cosa positiva è che proponete un format diverso dai soliti stereotipi. Fabrizio, accogliamo queste tue parole con grande piacere perché è sempre molto gratificante dare contributi di valore alle persone come contributi di valore che oggi Giuseppe Cicorella ci sta gentilmente concedendo. Giuseppe, ha introdotto, cioè abbiamo parlato di varie situazioni, di varie realtà ed ha introdotto il concetto del valore. Quando faccio incontri di coaching e una persona vuole raggiungere degli obiettivi, cioè avere, io lo fermo e gli dico, perfetto, possiamo farci un lavoro importante, ma tu chi vuoi essere? Perché la formula principale è essere, io mi strutturo,
per poi fare delle azioni e per poi avere dei risultati. Essere più fare uguale avere. E in merito a questa formula, nei giorni scorsi sono rimasto davvero colpito da un tuo post che ho letto su Facebook. Al termine di questo post tu scrivevi: sì, i soldi sono importanti nella vita, è vero, ma il valore, anzi, ma la ricchezza, la vera ricchezza nella tua vita la otterrai per quello che sarai e non per quello che avrai. Perché uno dei bisogni più importanti, anche il bisogno più importante nella scala, nella piramide dei bisogni di Anthony Robbins, è quella di dare un contributo alle altre persone. Di conseguenza, Giuseppe, ti faccio questa domanda: quale segno vuole lasciare Giuseppe Cicorella nella vita delle altre persone? Nicola, sarei un bugiardo se ti dicessi che non sono importanti i soldi, ok? Quello che ti posso assicurare è che un episodio che è successo veramente 2 anni fa, all'inizio ancora, quando avevamo appena 100 proprietà di quelle che avevamo comperato, e sono andato a provare Yaris, la Lamborghini SUV e la Rolls Royce, proprio perché volevo dire, adesso vi faccio vedere io, cioè chi sono diventato. Tra le due, quella che mi faceva impazzire è stata la Rolls Royce. Pronto per tutto, no? Veniva 5.700 dollari al mese, pronto, ero pronto per tutto. Ho chiesto di rimanere da solo e ho pensato a tutto quello che ho passato, no? E sono scoppiata a piangere. Perché ho detto, ma io veramente ho bisogno di comprare sta macchina? Per dimostrare il mio vero valore, se ho bisogno di comprare questa macchina, cioè questa macchina la comprerò perché mi piace, ma perché la voglio io? Se ho necessità di comprare questa macchina, vuol dire che non valgo niente. Quindi ho rifiutato di prendere la macchina, ho dato le mie spiegazioni, non mi hanno fatto nessun tipo di problema. È una macchina pazzesca, è un salotto, non è una macchina. Perché oggi quello che dicevo prima, la cosa più importante. Quando qualcuno mi dice quanto guadagni al mese, sorrido perché magari a 20 anni io dicevo ok, felicità uguale, ok, Rolex, Ferrari, casa gigantesca e sarò una persona di successo. Dopo quello che ho passato per arrivare qua, è quello che diventi che ti dà successo. Nicola, io mi sveglio veramente tutte le mattine alle 4 e tante volte mi mandano un messaggio, rispondo e ancora oggi mi dicono, oh, allora è vero che ti svegli alle 4? No. È bugia, perché leggo ogni giorno un libro e te lo stavo facendo vedere prima. Oggi, ad esempio, ho letto questo. Cioè, questo libro io 5 anni fa ci avrei messo un mese a leggerlo. Adesso, praticamente, in 3 giorni lo leggo tutto, no? Il più grande venditore del mondo di Ogmondino. Quindi, se volete realizzare dei sogni, è possibile, ma dovete anche essere disposti a fare qualcosa di straordinario, perché ci sono delle cose che ti piaceranno da fare e c'è delle cose che devi fare. Voi pensate che veramente io amo svegliarmi alle 4? No, devo. È diverso. È come quando voglio dimagrire, ma non voglio smettere di mangiare. Non è così. Quindi il discorso che cos'è? Che comunque quello che tu hai detto prima qui in America si chiama contribution. E cioè io da un anno, Nicola, e guarda, oggi mi vanto di questo, non di avere la Rolls Royce. Ho adottato 10 bambini in Madagascar. Wow. E ti faccio rimanere ancora di più a bocca aperto. Sai quanto costa, ascolta qua, dare da mangiare un mese ad un bambino, mandarlo a scuola e vestire? Io, loro ti fanno vedere tutto, ti fanno vedere la fotografia dei bambini, anche adottare uno. Un mese tu gli dai da mangiare, lo mandi a scuola e lo vesti? 12 dollari. 12 dollari. Con 12 dollari qui tu ti compri un cappuccino. Latte caffè, loro lo chiamano cappuccino, latte caffè è un cornetto. Quindi mi posso vantare che se ho i soldi posso fare queste cose. Sono uno dei ormai donatori più assidui di uno sanatorio che c'è qui a Cleveland, che ha dei bambini nati con malformazioni, ma malformazioni senza gambe, senza braccia, autistici. E tante volte mi lego di più a quei bambini che loro te lo dicono anche perché vedono, ho capito la tua spiritualità, che vengono abbandonate, Nicola. Cioè, ci sono tu puoi portare il bambino appena nato volontariamente, lasci i documenti, c'è un abbandono legale, ma quelli che le abbandonano, cioè io non so, cioè a me proprio se mi dai una pugnalata al cuore sarebbe meno. E quindi ce n'è uno in particolare che
forse domani saluterò per l'ultima volta perché è stato adottato e lui è nato senza braccia e senza gambe. A Natale, dall'Italia, alcune persone fantastiche mi hanno mandato i panettoni, ok? E quindi ho portato lì subito i panettoni, queste cose qui. Allora, sorrido perché lui, io lo chiamo panettone perché da noi è panettone, e loro lo chiamano cake. Cioè, per loro tutto cake, la torta è cake, il panettone cake. E io gli dicevo, no, Steve, non è cake, è panettone. E lui dice, cake, no! È un panettone. E quindi, quando arrivi lì, quando tocchi con mano questo, Nicola, e vedi che loro sorridono, che sono sempre positivi, la cosa che più io oggi voglio, magari anche 5 anni fa, volevo diventare uno degli uomini più ricchi e potenti. Oggi il mio sogno è quello di lasciare un segno per l'Italia, di poter cambiare la mentalità. Non ho la presunzione che tutta l'Italia deve cambiare, ma se poche persone riescono a capire che tutto quello che vogliono possono realizzarlo, ho vinto. Se qualcuno sorride, vedendo la possibilità, toccando con mano la possibilità, le stanze che io faccio su Clubhouse parlano molto di sogni, di leadership, di obiettivi, di realizzazione. Perché tante persone pensano che basta sognare, che il sogno knock the door, come si dice qua, bussa alla porta e dice ciao, sono il tuo sogno. No, devi muovere azioni. Quindi il mio sogno più grande, mio padre non c'è più da 19 anni, è avere un ospedale in Madagascar per i bambini, lo voglio costruire io, so già quali sono gli importi e dare il nome di mio padre. Mi sono informato e mi viene da ridere perché quello che serve per costruire un ospedale, ok? Qui tu costruiresti, che ne so, due appartamenti. Costa tutto molto poco, però comunque cioè, con tutti i permessi, tutto quello che serve, la società di costruzione è lì. Quindi il mio sogno è che qualcuno, due cose mi piace da morire, che qualcuno si ricordi di me per il bene che ho fatto, non per i soldi che ho guadagnato. Perché se pensano a me soltanto per i soldi che sto guadagnando, c'è qualcosa che ho sbagliato. E poi, come dice Tony Robbins, sei un vero leader se quando qualcuno nomina il tuo nome, sorride. Quindi queste sono le due cose che vorrei lasciare il segno, Nicola. Giuseppe, io amo a dire una cosa, perché sono molto emozionato dopo queste tue ultime parole. Troppe volte guardiamo la punta della montagna, la vetta della montagna, cioè guardiamo il successo di Giuseppe Cicorella, i 25 milioni di asset immobiliari. La realtà è che dietro tutto questo ci sono dei soliti valori, c'è cioè un lavoro importantissimo che va avanti da decenni e decenni, e questo lavoro importantissimo inizia dai tuoi valori, perché oggi mi hai trasmesso davvero dei valori solidi. Prima vengono i valori, prima viene l'essere e poi vengono i risultati. Mi fa piacere sentirti dire ciò, proprio perché mi sento a casa con te. Quando cresci in una famiglia dove la carne si mangia la domenica, quindi il secondo per noi, dopo la pasta, il secondo era, che cazzo ne so, la fetta di prosciutto sul pane, quello era il secondo, ok? E io sono grato a mio padre e mia madre perché mi hanno cresciuto in questo modo. Come dicevo, no? Nonostante ciò, noi, io, mio fratello, mia sorella, quando uscivamo in strada a giocare, mio padre diceva sempre: se hai il pane, il panino, pane e pomodoro, una fetta di pane, e c'è l'amichetto che non ce l'ha, dagli sempre metà prezzo, capito? Quindi sono cresciuto con quel discorso che la condivisione è un bene, non è un male. Invece oggi mi rendo conto che le persone pensano al proprio essere, capito? Cioè, aiutare qualcuno è quasi controproducente. Quando tu senti in alcune stanze, perché non faccio più stanze su Clubhouse? Quando tu senti qualcuno che ti dice no, se il tuo competitor è in difficoltà, gli devi dare il colpo di grazia. Siamo al Medioevo, non siamo nel 2021. Cioè, io andrei ad aiutarlo. Posso fare qualcosa per te? Perché lo stanno facendo con me qui, Nicola. I miei competitor più grossi hanno fallito. E mi dispiace veramente perché da loro io avrei potuto imparare tante cose. Quello che dicevo prima, arriva l'americano, ti dice: questo appartamento mi piace, ok, però non mi piace il carpet. Un esempio banale. I miei manager dicevano: no, questo è, that's it, questo è, ok.
Io una volta che ci sono andato, ho detto, ma sei scemo? Cioè, se questo appartamento viene 900 dollari, loro vogliono il legno laminato, gli dici, viene 1200, guarda, che cosa ti dice? Ah, I can do that? Posso fare questo? Sì! Quindi quello è il discorso, torna fuori l'italiano, no? Noi, capito, niente, problema. Che cos'è la parola problema? Io so soltanto trovare soluzioni. E quindi questi americani multinazionali che arrivano ai clienti e dicono mi piace però questa cosa non la voglio così, loro non hanno cambiato. Te hai capito? Cioè i numeri comandano. Quando ho cominciato e hanno cominciato a fallire, vedere che quelli grossi sono venuti a darmi pacchetti di immobili e io gli dicevo ok, che cosa ti devo dare in cambio? Nicola, nothing is important, you give them exactly you give your customer, cioè è importante che tu li tratti esattamente come tratti i tuoi clienti. Non esiste da noi. Se fossero venuti da me, mi direbbero prima quanto mi dai se io ti passo questa cosa qua. E quindi Oppure Giuseppe, e io cosa ci guadagno? questa cosa fa sorridere, ma a me fa male, lo sai perché, Nicola? Perché se ci mettessimo per una volta nei panni dell'altra persona, vedi che cambieremo tutti, cioè sono tutti bravi ad alzare la voce fino a quando poi non si trovano dall'altra parte, perché il karma è così, no? C'è questa persona in particolare che è il proprietario di questa società che aveva 27.000 immobili, ok? No, io ho 417 e sto al top, questo ne aveva 27.000. E lui ha detto, guarda, siccome sono piccoli immobili, non li gestiamo più noi, no? Adesso è arrivato un grosso gruppo di investitori cinesi che io ho conosciuto su Clubhouse e glielo ho passato a lui. Questi, il primo investimento sono 25 milioni, però loro vogliono i palazzi commerciali, capito? Che io non tratto, capito? E ho fatto la stessa cosa. Quindi, capito? Cioè, il karma nella vita, credetemi, cioè, potete credere in Dio, in Maometto, in Buddha, quello che volete. Il karma nella vita ti dà esattamente quello che tu dai, appunto. Il messaggio che riceviamo è il messaggio che noi inviamo. E a proposito di messaggio, voglio inviare un messaggio alle persone che sono collegate a questa diretta, voglio inviare un messaggio alle persone che ascolteranno questa diretta in differita. Anzi, due messaggi. Il primo messaggio è grazie, perché vi siete presi del tempo, avete visto un personaggio di grandissimo livello come Giuseppe Cicorella e avete ascoltato i suoi contributi di valore. Il secondo messaggio è un mio motto. Passa il favore. Cosa intendo? Andate all'interno del vostro dispositivo cellulare, sul tasto condividi e condividete questo contributo video anche sulla vostra pagina professionale di Facebook e sul vostro profilo di Facebook e anche di LinkedIn, perché questo contributo video sarà disponibile anche su LinkedIn e anche su YouTube, in modo tale che potrete dare la possibilità alle persone con le quali siete in contatto di effettuare un'operazione di condivisione per poter vedere con i loro occhi, ascoltare con le proprie orecchie e sentire con il proprio cuore ciò che Giuseppe Cicorella ci ha trasmesso della sua trentennale esperienza nel mondo del business ed aggiungo soprattutto nel mondo della vita. Giuseppe, ti ho lasciato per ultimo per un motivo, perché sei la persona più importante che devo ringraziare. Ti ringrazio per quello che hai dato a me, per quanto mi hai arricchito come professionista e soprattutto per quanto mi hai arricchito come uomo. Grazie di tutto per la tua disponibilità e per la tua presenza. Grazie a te, Nicola, è stato veramente un piacere, soprattutto quello che dicevo prima, no? Il fatto di voler rappresentare la possibilità. Il mondo è pieno di persone che si mettono, fanno tutto loro, si mettono su un piedistallo e vogliono insegnarci a vivere. Io vorrei apparire l'opposto, cioè quella persona che ti dice, guarda che è vero, sono arrivato molto in alto, ma se ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche tu. Quindi mi piace l'idea di dare valore, non di togliere valore. Già la vita stessa alle volte ci toglie valore. Io proprio oggi ho parlato con un'amica che sta passando un periodo pazzesco, tra Covid, ha perso i genitori, il marito se n'è andato, cioè tutte queste cose qua, e gli ho detto, guarda, alle volte la vita è quello che ti accade mentre sei impegnato a fare qualcos'altro, perché tu pianifichi, crei tutto il resto, però poi, cioè, chi prevedeva un anno e mezzo fa il Covid? Tutti quanti avevamo, ecco, e questa è la cosa, il fatto di far ritornare a sognare e sorridere le persone, ho vinto. Questo è il mio messaggio. Grazie Giuseppe, un abbraccio a tutti e un saluto. Grazie a voi. Ciao a tutti.